Fabio Maccari, direttore generale Mezza Corona. Qual è l'andamento del mercato per la vostra azienda? Direi che è molto positivo sul mercato italiano, dove stiamo soprattutto crescendo bene in questi ultimi tempi nel canale Horeca, mantenendo bene le posizioni sulla GDO, ma crescendo bene nel canale Horeca, grazie anche alle nostre nuove proposte, tutte di alto livello qualitativo. E poi ovviamente i mercati internazionali, che per noi sono i mercati di sbocco più importanti, dove stiamo crescendo sostanzialmente sia nei mercati, diciamo, ormai per noi molto consolidati, che controlliamo direttamente con le nostre filiali, come può essere il mercato americano e il mercato tedesco, anche ovviamente mercati ormai consolidati come il Nord Europa, come il Giappone, ma poi stiamo andando particolarmente bene in quei mercati dove da alcuni anni stiamo investendo con personale dedicato, come la Russia, che cresce nonostante l'andamento purtroppo non molto favorevole, ma cresce a doppia cifra, e la Cina, dove stiamo andando veramente particolarmente bene. E ne abbiamo avuto giusto ieri la dimostrazione, ci ha fatto veramente molto piacere, qui a Vinitaly c'era ospite di Renzi Jack Ma, il patron di Alibaba, l'uomo più ricco della Cina, che dopo aver fatto questo incontro con Renzi ha voluto visitare poche cantine e ho voluto visitare Mezza Corona. Io penso proprio grazie al lavoro che stiamo facendo in quel mercato e alla visibilità che gradualmente stiamo avendo in quel mercato, o forse anche perché Jack Ma, che crede così tanto nello sviluppo dei canali via internet, ci ha visto così attivi proprio sui canali social, che per noi sono oramai da 3 anni un canale di comunicazione caratterizzante della nostra azienda. È venuto qui, abbiamo fatto le foto di rito, gli abbiamo fatto assaggiare dei nostri prodotti, gli abbiamo fatto assaggiare ovviamente il Rotary Trento Doc. Ci ha detto: ah, ottimo questo champagne. Lui ha detto: no, siamo in Italia, Rotary Trento Doc. Dopodiché i cinesi amano molto il vino rosso, e allora gli abbiamo fatto assaggiare la nostra nuova proposta di quest'anno, che è Nero Fino di Mezza Corona, e gli abbiamo raccontato la storia, che è una storia veramente molto bella. Noi stiamo facendo uno studio storico sulla viticoltura nella Piana Rotagliana, perché la data di fondazione della nostra azienda nel 1904 in realtà non è un punto solo di partenza per la nostra azienda, ma un punto d'arrivo di 1000 anni di viticoltura nella Piana Rotagliana. Abbiamo scoperto che alla fine del 1700 il blend di vini rossi, che veniva poi esportato o meglio distribuito in tutto il resto dell'impero austro-ungarico, di cui faceva parte anche il Trentino a quel tempo, lo chiamavano in dialetto Nero Fino. Allora abbiamo da questo momento abbiamo registrato il nome, abbiamo briefato i nostri enologi, e loro hanno reinterpretato questo vino in chiave moderna, utilizzando Teroldego e Lagrain, che sono i due vitigni più rappresentativi del nord del Trentino, e a questo punto l'abbiamo vestito in maniera molto elegante, proprio utilizzando il carattere per scrivere Nero Fino, che è lo stesso dei testi che abbiamo consultato, e la filigrana, che rappresenta proprio la nostra vite, con la pergola trentina proiettata verso il futuro, e in basso le radici ben salde nel nostro passato. E pensi cosa? Nella International Packaging Competition, che Vinitaly organizza tutti gli anni prima della manifestazione, abbiamo vinto il primo premio etichetta d'oro per i vini rossi. Veramente una serie di soddisfazioni, siamo molto contenti. Luca Rigotti, presidente Mezza Corona. L'azienda è stata confermata anche quest'anno ai vertici dell'enologia italiana da Mediobanca. Un suo commento? Ma credo che sia motivo di soddisfazione per il grande lavoro fatto. Penso che sia un'ottima posizione nel mondo vitienologico italiano. Siamo assieme ai nomi più famosi, più blasonati della vitienologia italiana. Credo che sia un premio al grande lavoro, alla grande costanza, al lavoro di commercializzazione, di affermazione dei marchi. Noi abbiamo quasi l'85% di export, per cui un grande lavoro anche della diffusione dei nostri marchi nel mondo,
un grande lavoro con i soci per la qualità del prodotto, un grande lavoro con i soci e in cantina per la sostenibilità, per garantire un prodotto salubre nel rispetto del consumatore, nel rispetto dell'ambiente, per rendere questo nostro agire lavorando sul territorio sempre meno impattante. E questo ci mette anche, diciamo così, una moderata serenità per il futuro, nel senso che la responsabilità è grossa, 1600 soci e 430 collaboratori, beh, insomma, sono un numero notevole. E così facendo noi riusciamo a garantire un reddito ai soci, a garantire un posto di lavoro ai collaboratori, a garantire un futuro sereno, e penso che all'interno delle soddisfazioni dell'operare sui mercati, del fare vino, sia un aspetto molto importante, l'aspetto sociale, l'aspetto umano, una sostenibilità anche nel posto di lavoro, una sostenibilità anche nel pensiero, nel futuro dei soci. Penso che questo sia veramente motivo di soddisfazione, ecco, che completa a 360 gradi quello che può essere, diciamo così, un ambito e un prospetto lavorativo. E più in generale, lei come vede il mercato del vino nell'immediato futuro? Ma io credo che il Trentino abbia lavorato molto in questi ultimi anni per la qualità, abbia lavorato molto, come dicevo prima, sulla sostenibilità, abbia lavorato molto per l'affermazione dell'immagine del vino trentino, e credo che aziende come le nostre all'interno di una provincia siano una garanzia di futuro. Io vedo un futuro moderatamente roseo, io sono sereno, moderatamente sereno, perché credo che riusciremo ancora a dare reddito, riusciremo ancora a dare sicurezza, questo grazie al grande lavoro fatto negli anni, perché il gruppo Mezzacorona distribuisce in oltre 60 paesi e questa è una sicurezza in più. E credo che in un panorama economico molto difficile in Italia, ma insicuro anche, vediamo quanti fatti strani succedono nel mondo, il fatto di poter dare garanzia sia veramente motivo importante. Credo che il mondo del vino, l'agricoltura, il mondo del vino, questo lo possa dare. Così vedo il futuro del mondo del vino. Davide Semenzato, raccontaci le caratteristiche di questa novità in presentazione a Vinitaly, Nero Fino. Nero Fino, come già avrà raccontato il nostro direttore, è un vino che proviene dal passato. Noi l'abbiamo riletto in chiave moderna, quindi abbiamo voluto legare proprio l'aroma del Terol de Grottaliano e della Grai, quindi chiaramente il profumo a bacca rossa, mirtillo, mora, ribes del Terol de Grottaliano e le note più speziate, succose, balsamiche date dalla Grai. Quindi il Terol de Grottaliano è molto scorbutico, è un vino austero, un vino ricco di carattere. L'abbiamo legato con quello che invece è il carattere più succoso, ricco di polpa, succulento della Grain, così per armonizzare questo equilibrio di sapori e ottenere un vino che fosse anche più vicino al mondo dei giovani. Quindi tanta frutta, poco legno, molto ben dosato, pochi mesi sia per il Terroldego che per il Lagrain, e così abbiamo ottenuto veramente un vino territoriale, un vino che parla trentino, un vino che racconta la Pianerottaliana e lo stile produttivo di Mezzacorona.